uncinetto, fili di cotone e forbici. Innanzitutto prendete due fili di cotone del colore che preferite ed accostateli. Lasciando intatta la parte iniziale, cominciate a lavorare il filo creando con l'uncinetto due catenelle. Puntate l'uncinetto sulla prima catenella e fate una maglia bassa. Spostate ora l'uncinetto sulle maglie a destra ed eseguite una maglia bassa. Vi ricordiamo che il lavoro gira in automatico. Fate lo stesso procedimento per il resto del braccialetto. Per un buon lavoro è necessario prendere con l'uncinetto i primi due punti a destra. È consigliabile, al fine di stabilire la misura esatta, provare il gioiello sul polso prima di saldarlo. Chiudete la lavorazione seguendo 5 catenelle chiuse a cerchio in modo da creare un cappio. Puntate l'uncinetto nella prima catenella ed estraetela. Tagliate con le forbici il filo in eccesso. Tirate il filo per formare il cappio. Prendete l'uncinetto finissimo ed inseritelo nella perla. Per farla entrare nel braccialetto, estraete i fili nella perla, ricordando di lasciare un po' di fili intatti prima e dopo di essa. Create un'asola e fateci passare all'interno i fili per 4 volte ed infine sigillateli facendo un nodo. Tagliate il filo in eccesso. Eseguite gli stessi passaggi per l'altro lato del braccialetto.
Provate ora a chiudere il gioiello inserendo la perla nell'asola precedentemente creata sull'altro lato, precisamente dove abbiamo lasciato i fili intatti.